Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi della mia esperienza qui in Inghilterra, come è stato all'inizio e fino ad ora, insomma, che mi sono trovata. Io sono partita esattamente il 5 ottobre per venire qui in Inghilterra e non è stato molto difficile, in quanto, come vi dicevo nel video precedente, le mie due coinquiline erano già qui, quindi hanno pensato bene o male loro alla ricerca della casa, quindi all'affitto della casa. All'inizio penso un po' per tutti sia difficile cambiare totalmente paese, anche per quanto riguarda gli affetti familiari. Insomma, per me è stato abbastanza difficile, soprattutto la seconda volta che sono tornata in Italia, perché la prima volta uno lo fa da incosciente, quindi bene o male non sai a cosa vai incontro, cerchi la nuova avventura e pensi di essere quasi sempre in grado di farla. Quindi la prima volta io sono partita ed è andata tutto bene, la seconda un po' più tragica, ci sono stati pianti e la voglia anche di non tornare, però non mi pento assolutamente di essere tornata e di essere qui oggi con voi. Come vi dicevo, per quanto riguarda la ricerca della casa, per me è stato abbastanza facile perché ci pensavano le mie coinquiline. Insomma, per me è stato solo un mandare soldi per quanto riguarda la caparra, perché qui in Inghilterra, oltre al primo anticipo, molti proprietari ti chiedono anche la caparra. Invece per quanto riguarda il lavoro, anche qui per me è stato abbastanza facile perché le mie coinquiline erano già iscritte ad un'agenzia, quindi la cosa che consiglio a molti è iscrivetevi all'agenzia se cercate lavoro, perché inizierete immediatamente. Infatti io ho iniziato a lavorare solo dopo 4 giorni che ero iscritta all'agenzia, quindi insomma loro mi hanno guidato un po' in questa avventura. All'inizio, come vi dicevo, tutto bene, mi sono trovata benissimo, anche per il cambiamento. I primi 2-3 mesi magari non senti ancora la mancanza, perché sei ancora del tutto incosciente, per i primi 2 mesi è tutto nuovo, quindi case nuove, paese nuovo, posti dove uscire tutti nuovi, il lavoro nuovo, quindi all'inizio sei diciamo felice e di fare questa nuova esperienza. Non che adesso io non lo sia, anzi sono molto felice in quanto mi sono realizzata, ho un lavoro che oddio, non è dei migliori, ma mi piace, vivo con delle persone con cui vado d'accordo, cosa che è molto difficile qui in Inghilterra, perché quando affitti una casa, molti qui affittano le stanze, quindi non sai mai con chi capiti, non conosci le abitudini, quindi noi siamo stati fortunati perché ci siamo trasferiti, abbiamo cambiato casa, insomma tutti e quattro insieme. Riguarda il lavoro, qui c'è in Inghilterra c'è tantissimo lavoro, quindi diciamo che sei tu a scegliere che cosa vuoi fare. L'importante è quello che consiglio di scrivere, oltre che a portare curriculum ovunque, perché qui maggiormente fanno apply online, quindi ti chiedono di inviare il curriculum online, però la cosa che consiglio è, se potete, di portarlo anche a mano. E iscrivetevi a delle agenzie perché lavorerete, come vi dicevo, subito. Per me ovviamente non è stato molto difficile, però per chi si deve trasferire ed è solo o magari vuole fare questa esperienza individualmente, io sono qui che voglio aiutarvi, insomma, per sapere come fare, perché qui ci sono molti documenti da fare, ci sono molte cose importanti che magari uno quando si trasferisce all'inizio non lo sa o che magari in Italia non si fanno, tipo appunto il NIN, che è un documento molto importante, c'è una carta che deve rilasciarvi il medico, quindi bisogna assolutamente iscriversi anche da un dottore. Poi ci sono dei sussidi da chiedere, perché qui in Inghilterra ti aiuta in tutto, insomma ti fa dei calcoli e nel caso in cui tu non riesci a vivere con quello che guadagni, in Inghilterra ti dà un ulteriore sussidio, quindi siamo praticamente dall'altra parte del mondo per chi vive in Italia, perché non ci sono magari tutti questi aiuti. Come vi dicevo, insomma, per me è stato tutto abbastanza facile, sono contenta del mio trasferimento qui in Inghilterra, sono anche abbastanza soddisfatta perché riesco a fare tutto guadagnando con sole 7 ore di lavoro, lavoro 4 giorni a settimana, guadagno abbastanza bene, quindi riesco a togliermi tanti sfizi, quindi sono abbastanza soddisfatta di questa mia esperienza e di questo mio trasferimento. Come vi dicevo, per chiunque voglia trasferirsi, seguitemi nei prossimi video e vi aiuterò per sapere come fare.